Buonasera cari amici di Teleprima, eccoci qui ritornati ad Ariagol in una settimana ricca di eventi per il Napoli. Ci siamo lasciati ormai già alle spalle la gara contro la Roma, una bellissima gara e ricca di gol perché mercoledì si scenderà ancora in campo, domenica si scenderà ancora in campo per non parlare della settimana prossima che tornerà l'Europa League. Prima di tutto però, sigla! Eccoci qui dopo la sigla, ormai lo sanno anche i miei ospiti che è una grande soddisfazione lanciarla, quindi è stato questo uno dei nostri obiettivi della terza stagione di Ariagol, anche perché l'abbiamo cambiata dopo 2 anni, quindi siamo molto soddisfatti. Prima di iniziare però vi presento i miei ospiti perché lo noteremo, abbiamo tanti volti nuovi. Alla mia destra abbiamo una grande rappresentativa del Club Napoli di Santa Maria Capua Vetere Azzurra con il presidente Rosario Avenia. Buonasera. Salve, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Al tuo fianco uno dei soci fondatori, Luca Viggiano. Buonasera e Buonasera, benvenuto. buonasera a tutti quanti, buonasera e grazie per l'invito. Grazie a voi. Alla mia sinistra un volto nuovo, no, non è vero. Ma per noi è sempre un piacere dal Club Napoli di Cercola, Luigi Montella. Buonasera, Luigi. Grazie Alessia, buonasera, buonasera. Questa sera hai il tuo microfono personale perché lo possiamo dire che l'avvocato Mario Venditto al tuo fianco non ti voleva cedere il microfono Ciao nella Alessia, scorsa buonasera a puntata. tutti e grazie dell'invito. Buonasera, carissimo avvocato. Questa sera, Luigi, siamo tra gli avvocati, Eh sì, praticamente. Alessia, lo sai, noi, si sa, i Club Napoli, o presidente o vicepresidente, sono Ma tutti. come È mai, secondo te? perché non l'abbiamo scelto perché c'è i soldi. Poi Ah, non so ottimo, loro, non so ottimo. No, ma nemmeno io, non so. Beh, dopo questa parentesi vi presento il mio ultimo ospite, Dulcis in fundo, un bravissimo collega per la prima volta qui negli studi di Teleprima, Mario Passaretti, caporedattore di cuoreazzurro.it. Buonasera Mario. Buonasera a tutti, Alessia, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato il nostro invito e inizio subito da te, Mario. Una prestazione veramente importante del Napoli a Roma, un risultato rotondo, non era scontato, non era facile, tanti gol, una ripresa soprattutto molto convincente della truppa di Ancelotti. Che partita è stata? Come hai detto tu, non era per niente aspettata questa vittoria, però se vediamo la Roma come stava combinata, voglio dire, sarebbe stato preoccupante se il Napoli non avesse portato a casa i 3 punti, perché magari dopo il vantaggio iniziale che poteva dare la possibilità a noi di controllare e fare subito il raddoppio, invece complici alcuni errori difensivi, per non dire i soliti, abbiamo rischiato di rimettere la Roma in carreggiata psicologicamente e affrontare un secondo tempo che poteva crearci qualche problemino. Fortunatamente il secondo tempo il Napoli ha subito segnato e quindi è andata via così la gara in maniera tranquilla. Rosario, ti aspettavi questa prestazione importante del Napoli di Ancelotti, anche se, come ha detto giustamente anche Mario, partita divisa tra primo tempo e secondo tempo? Io ritengo che il nostro fuoriclasse sia proprio Ancelotti, che ha messo in campo una formazione annullando praticamente la squadra di Ranieri. Non condivido quando leggo, oppure prima è stato detto,
che diciamo il Napoli si parla più dei demeriti della Roma e non dei meriti del Napoli. Io ritengo che il Napoli abbia effettivamente avuto una prestazione eccellente e con Ancelotti che ha annullato, come detto in precedenza, praticamente la squadra di Ranieri. Qualcuno prospettava dei cambi nel secondo tempo, perché sembrava che i telecronisti di Sky volessero suggerire qualcosa a Ranieri sul come rimettere la partita sui binari giusti, e quel gol subito all'ultimo minuto avrebbe potuto diciamo abbattere dal punto di vista psicologico qualsiasi squadra. Invece il Napoli ha dimostrato non solo di essere squadra, ma di avere anche una grossa personalità. E in questo momento mi ha fatto molto piacere anche che persone, giocatori come lo stesso Simone Verdi siano in forma e si stiano riscattando. Quindi io penso che la prestazione del Napoli è stata convincente, la forma dei giocatori del Napoli è stata convincente, e mi fa piacere che anche qualcuno che ha giocato di meno, come lo stesso Younes, quando è entrato, abbia fatto la differenza. Ecco, poi parleremo dopo anche ovviamente dei singoli. Luca, una prestazione, come abbiamo detto, che ha messo sin da subito le cose in chiaro, poiché il Napoli è passato praticamente immediatamente nel vantaggio, e poi nel momento in cui la Roma ha trovato il pari a finale del primo tempo ha comunque ristabilito le gerarchie, nuovamente inizio ripresa, quindi non c'è stata praticamente storia. Sì, sì, infatti, come diceva Rosario, c'è stata una grandissima dimostrazione di carattere, perché il Napoli si è saputo comunque concentrare su se stesso, e dopo la ripresa, dopo diciamo, la pausa dell'intervallo, è rientrato nella ripresa giocando meglio ancora di come già aveva fatto nel primo tempo. Tra l'altro, voglio dire, anche durante la prima frazione di gioco il Napoli ha avuto diverse occasioni per raddoppiare, c'è stato il gol annullato a Milik, c'è stata la palla gol tremenda sbagliata da Verdi, quindi il risultato doveva essere già più rotondo pure nel primo tempo. Ad ogni modo è vero che ci sono degli errori in fase difensiva che noi facciamo. Io personalmente ritengo che un'assenza molto importante nel gioco del Napoli sia quella di Raul Albiol. Verissimo. Perché Albiol permetteva comunque a Koulibaly di marcare in maniera differente. Koulibaly ha dei movimenti di anticipo che sono eccellenti nel momento in cui ha comunque coscienza di una copertura alle spalle, che a volte con Maximovic non è così precisa e costante come quella di Albiol, che invece insomma ha una visione di gioco superiore. Poi il secondo tempo è stato eccezionale, dicevamo, e abbiamo espresso gran gioco. È vero, la Roma stava sicuramente sulle ginocchia, però il gioco che ha espresso il Napoli è un gioco di qualità, fatto comunque sia di verticalizzazioni che di fraseggio, di possesso palla, di riflessioni, di spunti tecnici. Il gol di Verdi, per esempio, la ripartenza di Fabian Ruiz, se Fabian Ruiz non fa quel genere di scatto saltando il giocatore, che poi peraltro è De Rossi, la Roma può stare pure a pezzi, ma se non lo sai fare quel genere di scatto non te ne vai. Certo. Quindi sicuramente sono dei segnali positivi, sperando che questi segnali positivi ci conducano poi alla partita di giovedì ad arrivare con la giusta concentrazione e con la giusta forma fisica, perché quella ci vorrà tantissimo, perché a Londra sarà una partita difficilissima. Luigi, ti provoco un po', ti è piaciuto Maximovic, visto che ne abbiamo parlato nella scorsa puntata? Questa volta ha giocato abbastanza bene Maximovic, anche se non è che io non sono d'accordo di quello che dicono loro, però ci sono dei ma, perché diciamo queste tre partite servivano e servono per la preparazione per l'Arsenal. Quindi la Roma, è vero che noi abbiamo fatto un'ottima gara, però dopo il primo tempo siamo partiti forte, dopo il gol abbiamo trotterellato con una Roma che camminava. L'unico che ci contrastava era De Rossi, però andava uno all'ora. E anche i nuovi che sono subentrati, tutto il rispetto per loro, ma sono sempre da rivedere, contro una formazione che avrà dell'intensità la loro arma, e non contro una squadra che io mi auguro che queste altre due partite vadano bene. La partita clou è l'Arsenal, la testa sta là. Se immagini che domenica alle ore 15 a Margellino sul lungomare c'erano un sacco di persone, quando in realtà quando gioca il Napoli non c'è nessuno. Quindi ciò significa che non è ancora quel
non ci sta come l'anno scorso, che stavamo punto a punto, non si lotta ancora per qualcosa, si aspetta l'Europa League. Allora sì, la partita importante è quella. Mario? Beh, che dire, diciamo, riprendo un po' il discorso che facevano prima loro. La partita di domenica è stata una partita che il Napoli giustamente l'ha vinta anche con le motivazioni, no? Perché poi, al di là del fatto che debba confermare o meno il secondo posto in classifica, ma comunque c'è la partita poi importante a Londra con l'Arsenal, e quindi c'è ancora questo tipo di mentalità, che giustamente di intensità, che poi può servire con la partita di Europa League. L'unico neo, lo diceva prima il collega, della partita con la Roma è quella distrazione in difesa, che quella poi ti può costare caro poi in Europa, e questo è l'unico neo, voglio dire, della partita, perché poi fondamentalmente la partita non c'è stata proprio, no? E prima facevo un discorso in macchina con Luigi, che ormai il campionato italiano c'è un disinteresse proprio alla partita proprio in sé del campionato, perché ormai che la Juve vinca il campionato e che le altre poi si accodano proprio per fare il contentino della Champions League, che poi porta a questo tipo di partite, tipo che la Roma, beh, a prescindere dal fatto che c'ha problemi di spogliatoio societario eccetera eccetera, però poi anche con l'Inter che ha perso con la Lazio in casa, quindi ti dimostra proprio che il campionato italiano sta perdendo un po' di credibilità sportiva dal punto di vista di, diciamo, degli obiettivi, perché il fatto che uno arrivi in Champions League probabilmente ti può portare dal punto di vista societario ed economicamente diciamo parecchi soldini, no? Però poi dal punto di vista agonistico perde un po' di competitività tecnicamente, e questo forse è anche la partita di domenica con Napoli si è dimostrato un po', ti ripeto, è stata una partita dominata dal Napoli sotto tutti i punti di vista, tattico, fisico, intenso, l'ha vinta Ancelotti, come la vogliamo mettere, però il discorso è che il Napoli in questa fase del campionato probabilmente dimostra ancora una fase di obiettivi, che probabilmente con l'Arsenal si gioca tutta la stagione, perché ormai il secondo posto è consolidato, e quindi voglio dire, alla fine non ci dovrebbe essere problemi. Spero che veramente alcuni errori, non so se a Viol, ma non credo che ce la faccia con l'Arsenal, però è uno dei perni, voglio dire, importanti, no, per la difesa del Napoli, che magari in questa fase sarebbe stato molto utile proprio per dare sicurezza e esperienza anche in campo internazionale. Quindi spero che la forma fisica, ecco qua, parlavamo di Verdi, no? La settimana scorsa rimane, Ancelotti ha detto che sarà uno dei punti fermi, ma era anche prevedibile, anche perché l'abbiamo visto poche volte, perché ha avuto degli infortuni e quindi non è stato costante, quindi proprio nei minutaggi proprio delle partite. E si vede che comunque tecnicamente il ragazzo ci sta, come Milik, no? Voglio dire, Milik sta dimostrando il suo valore, lo dimostrerà ancora, perché questo è il primo anno continuo che ha avuto a Napoli, e credo che comunque Younes, vedi il discorso che facevamo sempre, Ancelotti è bravo, è proprio bravo in questo, che sta facendo un po' ruotare un po' tutti e sta dando ad ognuno di loro la giusta motivazione, che poi quando entrano fanno giustamente, diciamo, loro. Diciamo che in questo momento si vede la freschezza dei panchinari. Ma sicuramente quella che si sta vedendo. Però la freschezza ci sta, perché lui li mette in grado di giocare. Certo. E voglio dire, ma mentalmente, che poi quando entrano, voglio dire, entrano proprio nella partita. Ancelotti, no? Come si dice? Ancelotti. Quindi sperando che questa freschezza fisica, più che altro, perché poi mentalmente le motivazioni ti vengono, perché poi comunque vai a giocare contro una grande squadra, una anche delle favorite, certo, no? Per la vittoria finale. E quindi voglio dire, di preparazione proprio a quella partita che sarà poi giovedì prossimo, che arriva nelle condizioni ottimali. Mario. Volevo giusto fare una piccola precisazione,
Non ci sono stati dei meriti della Roma, perché da che mondo è mondo, se uno vince vuol dire che ha surclassato l'altro. E non ho detto mi riferivo al Rosario. Io ho detto mi riferivo la freschezza loro che mi stanno. Mi riferivo esclusivamente alle parole iniziali tue, perché questa non mi puoi venire a dire che era la solita Roma. Questo intendevo dire, non perché il Napoli non abbia dominato assolutamente. Però non era una Roma che potesse preoccupare chissà quanto. Certamente ha palesato comunque dei limiti sia fisici sia di spogliatoio, che senza dubbio ha agevolato in come parte. Si dice, quando si rompe un giocattolo, secondo me è difficile. Chiunque sia l'allenatore della Roma in questo momento è proprio sono i calciatori che non vogliono. No, missione impossibile. Ma anche perché nella partita dell'andata, nel bene o nel male, comunque venne a pareggiare qui a Napoli, no? Quindi, e all'epoca, quindi le motivazioni probabilmente erano altre, anche dal punto di vista societario, forse di allenatore ancora che manteneva compatta la squadra. Però attenzione, quando all'inizio, nella partita di andata, è venuto a pareggiare al San Paolo e c'erano delle motivazioni. Oggi probabilmente avrebbe dovuto avere più motivazioni la Roma, perché bravo. La Roma si sta giocando il posto in Champions League. No. Invece, paradossalmente doveva avere più motivazioni la Roma, sì. Diciamo che non il Napoli. Invece è sembrato il contrario. Come diceva giustamente, forse proprio il collega, è sembrata una partita di preparazione del Napoli proprio per la sfida, probabilmente la sfida dell'anno. Che è quella di Londra. No, ma attenzione, il Napoli ha fatto una grande partita. Ma il Napoli ha preparato poi a prescindere, bene. Mo voglio dire, sarà stato anche il demerito della Roma. Però il Napoli, comunque, dal punto di vista, proprio da tutti i punti di vista fisico, tattico, di intensità, cioè è stata proprio tutt'altra partita. E ecco qua, ritornava al discorso di quell'errore piccolo in difesa che poi ha permesso alla Roma di pareggiare l'ultimo secondo del primo tempo, magari. In Europa ti può costare cara, quella forse, ripeto ancora, è quella ancora che bisogna un po' correggere. Ma purtroppo noi, il debole del Napoli, si sa qual è, le squadre ci attaccano sulla sinistra, perché Mario Rui tecnicamente è forte, però non c'ha fisicità, non avendo fisicità l'allenatore della squadra avversaria che fa? Ti attacca sulla sinistra. E in pratica gli errori vengono sempre, quasi sempre da lui. Ho capito, però che cosa accade? Se è andato sul pareggio al primo tempo e il secondo può essere anche tutt'altra partita, no? Perché ha messo in carreggiata di nuovo la Roma. Certo è che da quello di cui stiamo disquisendo, stiamo parlando in questo momento, io devo segnare a questo punto a favore al nostro presidente. Io non sono pro o contro De Laurentiis, non mi piace parlare del presidente, però società come la Roma e come l'Inter, che spendono fior di quattrini per calciatori, per dirigenti e per altro, ogni anno alla fine arriviamo sempre noi davanti a loro. E non diciamo quello che suscita perplessità è la mancanza di dirigenza e la mancanza di società, poi quando accadono ecco queste cose, queste squadre crollano, cioè non c'è chi effettivamente le rimette sul binario giusto per poi conquistare i vari traguardi, che può essere una Coppa Italia, che può essere il posto Champions, che può essere altro. Se una squadra come l'Inter, tra virgolette, viene travagliata, viene terremotata da una signora che si chiama Vandanara, e ne subisce poi tutto lo spogliatoio, tutta la squadra dell'Inter, significa che la società non è poi così solida come si vuol far credere, differentemente da quello che accade a Napoli. Però, scusa, su questo devo dare adito a De Laurentiis di tenere la squadra blindata. Sì, diciamo che solida. De Laurentiis è un grande imprenditore. Sì, non lo mettiamo, su questo nessuno lo mette, non lo mettiamo in dubbio. Però per quanto riguarda Vandanari, giusto, a me ti faccio una domanda: come mai che Spalletti a Roma contro Totti, a Milano contro Icardi? Non lo so. Ma lui l'ha, scusami, apro e chiudo parentesi, lui l'ha spiegato, lui ha detto che dal punto di vista proprio come allenatore, come persona,
ha sempre avuto un rapporto, come dire, ha sottolineato il fatto che lui deve lui comunque condurre la nave. Cioè, qua si parla di giocatori che magari lo vogliono sostituire. E lui questo ha sottolineato, mi sembra, in una delle interviste che poi ha detto perché non ha giocato ancora e lui ha detto deve rispettare perché non ha rispettato lo spogliatoio, no? Sì, vabbè, ma comunque Spalletti, voglio dire, dal punto di vista della comunicazione può fare tanto, ma non farà mai abbastanza, perché comunque è una situazione che è stata gestita male da tutti. Ma sicuramente nella società nerazzurra, su questo non c'è. La prima che l'ha gestita male è stata proprio certo, la certo. Moglie. Io credo comunque che alla fine, a prescindere da qualsiasi valutazione, il fatto che sicuramente c'è da fare i complimenti alla società sulla gestione di diverse sfaccettature della vita sportiva di un anno al Napoli. Però alla fine io ritengo comunque che oltre a questo c'è da sottolineare che alla fine il Napoli sia più forte. Il Napoli è più forte dell'Inter, è più forte della Roma. Quanto poi ed è più forte per i giocatori che compongono la rosa. Noi ci troviamo oggi comunque, nonostante ci sia stato comunque una riduzione della rosa a gennaio, perché noi abbiamo perso Hamsik, che era comunque, oltre che il capitano, un centrocampista titolare, abbiamo perso Rog, oggi abbiamo l'infortunio di Diawara, noi patiamo adesso delle assenze a centrocampo, ma comunque risultiamo avere una rosa più competitiva delle squadre che non si chiamano Juventus. E il nostro unico deficit è quello lì, e quindi fondamentalmente De Laurentiis lavora per, almeno questo è l'augurio che noi ci facciamo, l'auspicio, lavora per colmare questo gap, sperando di individuare altri Fabian, altri Meret. Forse l'errore di domenica è più del portiere che di Mario Rui. È un portiere giovane che ha bisogno di fare determinati errori, meglio che li faccia contro la Roma. Ma già l'aveva fatto Mario Rui l'errore, quindi sì, e poi però, lui ha fatto però il secondo. L'intervento di Meret è figlio di un genere di azione che ha fatto già in un'altra occasione quest'anno. Vabbè, non ritorniamo sull'altra occasione, perché non è che quando è uscito su Cristiano Ronaldo, non ci ritorniamo già. È vero, Alessio, io la penso diversamente. Quindi no, io sono d'accordo con Luca invece. Capito? È vero. Mario, tornando anche su Ancelotti, nonostante la vittoria, lui ovviamente da grande capobanda, se così lo vogliamo chiamare, anche lui ha messo un po', ha sottolineato ciò che non è andato. Quindi qualche piccola disattenzione in difesa, ma anche come avevamo analizzato noi, il fatto di non aver chiuso il risultato, arrotondato il risultato già nel primo tempo, e poi l'ha detto palesemente, vincere aiuta a vincere, ci serve continuità e intensità proprio in vista della gara, della doppia gara di Europa League. Ma Ancelotti, innanzitutto, parlando di rosa, credo che sia lui ad ampliare questa rosa, non a livello numerico, ma a livello di esperienza. Che stiamo parlando del più titolato al mondo, cioè non è che lo sto scoprendo io, ma sono i numeri a dire ciò. E fa bene a tenere la squadra sulla corda, in previsione non dei prossimi impegni, stiamo parlando che domani sera ci sarà la partita di Empoli e domenica l'altra ancora contro il Genoa, ma non saranno queste le partite fondamentali per la stagione azzurra. Ma l'impegno con l'Arsenal, in cui lui sicuramente ci tiene a fare bella figura, perché sa benissimo che indipendentemente da tutto il popolo azzurro si aspetta di alzare almeno un trofeo e ha le carte in tavola per lottare fino alla fine, per arrivare alla finale di Napoli, e farà di tutto per riuscire nell'impresa considerata da molti tale. Rosario, il Napoli ci crede, i tifosi ci credono in questa Europa League? Sì, i tifosi devono credere necessariamente in questa Europa League. Penso che sia stato detto un po' da tutti che Napoli-Arsenal è un po' la finale anticipata di questa Europa League. Io ci credo. Ho visto giocare diverse partite dell'Arsenal di Emery. È un Arsenal diverso da quello di Arsène Wenger. Ricordo qualche anno fa che passeggiò sul Napoli con un netto 2-0 all'Emirates, io stavo lì, e c'è un gioco meno corale, quello di Emery. Emery è uno che ha vinto l'Europa League. Ho visto proprio ieri sera la partita dell'Arsenal
per capire un attimo, studiare un attimo come giocasse. E contro il Newcastle del nostro, dico nostro, Benitez, tra virgolette. E è una squadra che pressa molto alta, non gioca diciamo sulle fasce, pressa molto alta, fa un pressing asfissiante sopra la linea di centrocampo, con Aaron Ramsey, con Torreira, ex giocatore della Sampdoria, e poi gioca con questo 3-4-1-2 con gli esterni che sono alti, per poi verticalizzare e fare appunto questi passaggi filtranti, in cui poi sfrutta la velocità di un tridente, tra virgolette, delle meraviglie, Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang e Lacazette. Prova ne sia che lui non sfrutti, quindi non giochi con i tre dietro Lacazette, e il fatto che in panchina, la circostanza che in panchina ci sono giocatori come Mkhitaryan, come Iwobi, il nigeriano 22enne, che pure è forte, l'ho visto giocare in altre partite dell'Arsenal, e quindi rispetto all'Arsenal precedente il gioco, ecco, è meno corale, però è molto efficace, e il Napoli deve stare attento, secondo il mio punto di vista, nel gestire la palla nel miglior modo possibile quando la palla dalla difesa arriva al Fabian Ruiz di centrocampo, perché è quel passaggio, su quel passaggio che o il Napoli allarga, Koulibaly allarga sulla destra o sulla sinistra, o Maximovic, e oppure vanno al centro su Fabian Ruiz, il giocatore che, dove arriva quella palla, viene aggredito da tre giocatori dell'Arsenal, i quali cercano di rubare pressing alto. Però, superato quel pressing, se riusciamo ad uscire da quel pressing, io dico che il Napoli, con la velocità anche diciamo delle sue punte, dei trequartisti che abbiamo, c'è possibilità, perché la difesa dell'Arsenal, che è una difesa a tre, non è la miglior difesa del mondo. Certo. Basti pensare che al centro ieri giocava Papastatopoulos, che è stata una riserva del Genoa, diciamo, voglio dire, del Milan. Lo conosciamo bene, ha giocato nel nostro campionato. C'è Nacho Monreal, che ormai ha 33 anni, e dall'altro lato c'era Mustafi, che anche l'abbiamo conosciuto per aver giocato nella Sampdoria, quindi in Italia, poi è stato nazionale tedesco. E quindi la difesa non è così forte come dalla cintola in su l'Arsenal. Quindi io ritengo che, superato quel pressing, il Napoli possa usare. E a dire la verità, l'Arsenal è più forte sulla carta che visto in TV. Quindi noi non dobbiamo andare lì a Londra con paura, con tensione. La squadra io ritengo che può farcela. Quindi tutti ci dobbiamo credere in questo risultato. Complimenti per l'analisi, Presidente. Molto, diciamo che molto i primi accrediti dovevano essere i giocatori, no? Al di là di tutto. Però non ci dimentichiamo, come hai detto tu prima, Emery comunque è un allenatore che ha vinto 3 volte, se non sbaglio, l'Europa League, quindi sa il fatto suo. Certamente l'Arsenal non è la squadra degli ultimi anni, perché vedo che comunque pure lei prende parecchi gol, no? Quindi la difesa non è così tanto forte, proprio... E quindi il Napoli con le tre punte con Milik potrebbe essere incisiva. L'unico fattore, ti ripeto, forse Emery è come Ancelotti, che sa il fatto suo in Europa, e infatti in Europa rispetto al campionato ha fatto tutt'altre tipi di partite, proprio diversamente da come le affronta poi in campionato. Vabbè, il campionato inglese poi è quello che è, quindi voglio dire, in Europa è tutt'altro torneo, e comunque ha dimostrato che in Europa è un posto più solida, quindi probabilmente anche perché poi in Europa si gioca diversamente, lo notiamo col Napoli. I ragazzi ci devono credere, anche perché se noi prendiamo spunto dalla partita del Napoli che ha fatto col Paris Saint-Germain, che tatticamente pure Ancelotti l'ha preparato ad alto livello e ha fermato dei grossi giocatori, siamo dei campioni, veramente dei campioni come Mbappé, Cavani e lo stesso Neymar. Quindi voglio dire, la speranza è alta, e la preoccupazione del Napoli è proprio come
è come affronta la partita, sperando che, ecco qua, non entra in campo timoroso e che va ad aggredire, anche, voglio dire, dal punto di vista di intensità, che poi ti porta poi a un risultato l'obiettivo positivo. È segnato. Anche perché poi, ripeto, secondo me la partita è fondamentale, è quella di Londra, perché no, io non credo, io credo che l'importante Napoli sia uscire, sì, sia no, uscire però con la prima partita risultato per poter affrontare che ti condiziona poi certo nel modo ritorno è comunque quella dell'andata, sperando che il Napoli comunque segna e che faccia un risultato comunque positivo. Mario, no, positivo no giocare al San Paolo al ritorno? No, credo che sia del tutto indipendente dove si giochi, perché penso che sia una partita a scacchi, perché il Napoli in questo momento ha fatto, ecco, l'intelligenza di Ancelotti, ha fatto un richiamo di preparazione complice, basti vedere gli infortuni di Mertens e di Isai, che non sono infortuni molto pesanti, ma sono infortuni derivati dai sovraccarichi che hanno effettuato nelle settimane precedenti. E questo fa presupporre che possa venire fuori una bella gara dove chi si scoprirà lì rischierà di perderla. Luca, invece tu dicevi importante poi il ritorno al San Paolo. Io credo che sia una partita di 180 minuti, divisa a metà, e che sia fondamentale per il Napoli, ma per come abbiamo vissuto fino adesso le sfide in Europa da dentro fuori. Noi siamo forti in casa. L'Arsenal è forte, non è forte come il Liverpool, quindi sebbene ci aspetti una partita come quella giocata contro il Liverpool in Champions quest'anno, sono certo che il tipo di reazione che potrà mettere in campo contro quel genere di aggressione da parte del Napoli sarà differente, frutto anche poi dell'esperienza maturata nella partita con il Liverpool. Allo stesso tempo, proprio guardando al Liverpool, io ricordo come è stata la partita del Napoli in casa, e noi siamo stati in grado di annientare quella stessa squadra che poi ci annientò quando andammo noi fuori casa. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita con serenità, perché avendo coscienza delle opportunità che sicuramente si verranno a creare, perché l'Arsenal delle opportunità ce le lascerà, e in quel momento dovremo essere bravi, me lo auguro, a segnare, perché se usciamo da quello stadio, se noi torniamo da Anfield dall'Emirates, pardon, con una rete, almeno una rete a nostro favore, sarà un punto di partenza sicuramente più importante. Noi abbiamo visto poi che squadre forti e di esperienza in Europa sono in grado di ribaltare i risultati al ritorno, e quindi diventerà importantissimo partire con un punteggio favorevole la gara del ritorno al San Paolo. Questo penso sicuramente. No, ma per questo voglio dire, non è che diceva è più importante quella di Londra, che magari il risultato poi possa influire sul ritorno, perché il Napoli sicuramente in casa farà una grandissima partita, voglio dire, l'ha dimostrato con Liverpool, ecco qua, che l'ha annientato, con il Paris Saint Germain, cioè il Napoli in casa dimostra di essere solido, e fuori casa, che se interpretata nella maniera giusta, quindi voglio dire caricata nella maniera giusta, e quindi voglio dire affronta la partita con un risultato positivo, a San Paolo poi potrebbe essere, non dico una passeggiata, ma quantomeno dal punto di vista psicologico, no? Potrebbe essere diversa l'approccio, che noi non ci dimentichiamo che chi ha vinto 2-3-0 poi è stata tutt'altra partita. Conosciamo, sì, no? Purtroppo. Assolutamente. Mario, diceva Luca, bisogna segnare, questo è l'importante. C'è una persona che ultimamente segna parecchio ed anche bene, Arek Milik. Stai toccando un tasto che a me piace tantissimo. Ah, che Milik lo criticano sempre, e è vero, lo sappiamo tutti che viene criticato una continuazione questo calciatore. Non so cosa si possano aspettare, visto che comunque i suoi gol, anzi, risulta essere come media gol il migliore attaccante della Serie A. Scusami se faccio l'inciso. Volevo terminare. No, vabbè, sì, no, proprio su Milik. Infatti oggi stava scritto, non so su quale testata, ma già vi siete dimenticato il gol di Milik a Roma, che ha fatto uno stop col tacco, bellissimo, cioè voglio dire, da fuori classe. Se l'avesse fatto qualcun altro quel gol, probabilmente ne staremmo a parlare. Titoloni e visibilio. Vediamo bene che probabilmente il campione veramente ce l'abbiamo in casa, non è che dobbiamo andare a cercare chissà quale grande bomber. Ricordiamoci che lui viene da due grossissimi infortuni, non ha mai avuto la continuità da 2 anni a questa parte di giocare
ogni singola partita, è il miglior realizzatore della Serie A perché non ha calciato nessun rigore, se non ero sì, giusto, nessun rigore. Confermo. Quindi meglio di così, però giustamente i tifosi del Napoli, e non parlo di noi che siamo qui presenti, pur di denigrare De Laurentiis, sono capaci di dire qualsiasi cosa. Se si è capito dove mi sono schierato, bene, se no è un problema degli altri. Io mi attengo ai numeri e da 15 anni a questa parte il Napoli è su. E come diceva l'amico Rosario, molte società, nonostante spendano tanti soldi, non credo che abbiano portato trofei a casa. Cosa che invece il Napoli, trofei magari non ne ha portati tanti, però sempre lì sopra è. Quindi, cosa? Prima di parlare di stagioni fallimentari, riflettiamoci bene. No. Assolutamente, però la domanda mi sorge spontanea. Cosa sì. manca secondo te al Napoli per fare il salto di qualità e per avvicinarsi ancora un po' alla Juve almeno? Parliamo di due squadre totalmente diverse, sia come fatturato economico che come fatturato societario e come mentalità societaria. Adesso tocchiamo un tasto dolente perché la società del Napoli è brava in tante cose, ma ha dei deficit, a mio parere, che andrebbero colmati. Diciamo che De Laurentiis è stato l'unico imprenditore a metterci la faccia, però dovrebbe, a mio modesto parere, dare la possibilità a qualcun altro di affiancarlo nelle scelte societarie. Mentre pare che sia sempre solo lui la persona che debba dare il diktat giusto per poter procedere o meno. Adesso, scusami, adesso lo vuole fare con Angelotti questo discorso, perché lui lo vuol tipo lo vuole fare, sono le parole, dobbiamo vedere poi se ci saranno i fatti. Tocca un tasto dolente, quello che dicevamo prima, tutto d'amore. Tante ogni parole. Allenatore che viene a Napoli da parte del presidente a vita, allenatore a vita, Sarri a vita, Benitez a vita. E il primo anno, poi il secondo anno, però lascia per strada. Però questo lo diceva lui. Esatto, ma dall'altro lato non c'era. No, attenzione. Quindi, quando venne De Laurentiis ha sempre ammirato i propri allenatori perché li ha scelti lui. Però, no? Però si sono l'unico che non scelse lui fu Donadoni, che lo scelse Marino. Però al di là di tutto, che siccome li sceglie lui, quindi lui giustamente dice rimarrà a vita perché inizialmente condividono, no? Tutte le tesi societarie, i progetti, eccetera, eccetera. Esattamente. Poi piano piano finisce. Per questo poi vediamo quest'anno per l'anno però, prossimo. Però ti dicevo, per Sarri, De Laurentiis diceva queste cose, però Sarri non ha mai dimostrato amore per De Laurentiis, come pure Benitez. C'erano contrasti già dal primo anno. Mentre con Angelotti mi sembra che vadano meglio. Con Benitez il primo anno lui comunque ha mantenuto un po', diciamo, le promesse, perché ha comprato Higuain, Caion, cioè giocatori. Indicati da Benitez, però l'uscita con non Vila ti dimenticare Real, che non comprò nessuno. No, però scusami, penso che me ne date atto, no? Non ti dimenticare la partita con l'Atletico Bilbao a Bilbao, chi schierò Benitez? Quelli che c'aveva. E appunto, per far capire cosa? Dicendo? Quindi dov'è che si ruppe quel giocattolo? Già da quella partita che lui appunto. Allora, ma già, per questo, già dal primo anno stavano rotti. No, perché Benitez, l'internazionale che avevo portato a Napoli, con Albiol, Reina e Caleon, in pratica voleva continuare e lui non poteva continuare perché giustamente questo che fa lui, per stare a una certa posizione con i conti a posto, non poteva fare spese che non poteva. Però era un allenatore che comunque richiedeva un certo tipo di giocatore anche per il suo modulo di gioco, no? Il modulo di gioco dire, è adattato. Quello, per esempio, oggi Napoli in casa specialmente, che modulo di gioco fa? Niente, Mario, non è d'accordo con te. No, rispondete comunque. Alessia, non voglio dire, non mi capite perché è offensivo, non mi spiego bene, Luigi. No, voglio sapere una cosa, faccio una domanda a tutti e quattro. Noi, Napoli, specialmente in casa, che modulo di gioco adotta? Ma non guardare adesso, io sto parlando negli anni precedenti. No, io sto parlando adesso. Quale? Io volevo ricollegarmi alla domanda di Alessia, che domandava. Siamo andati un po' fuori tema. Io stavo riflettendo sulla domanda di Alessia
e dice, pensavo alla ipotetica risposta, e pensavo, noi una squadra che fa 91 punti non perché vince, non vince lo scudetto? Perché c'è una squadra che fa 94 punti. Come colmare questo gap di 3 punti? Non si può colmare laddove quella squadra che fa 94 punti acquista Cristiano Ronaldo. 10 punti, 10 punti. E Cancelo, che è uno dei terzini vabbè, più forti. Vabbè, ma questo è venuto quindi, dopo, scusami. Questo è venuto dopo, perché con i 91 punti ha rubato, perciò non ha vinto il Napoli. Diciamo, e c'è stata questo, anche la colpa, l'episodio. Mi rivolgo a lui, una colpa del presidente, perché il presidente, dopo la partita che siamo stati a Torino e abbiamo vinto, non doveva chiedere la contemporaneità delle ultime quattro partite. Non l'ha fatto, perché non succedeva tutte queste cose. Abbiamo perso lo scudetto in albergo, perché se c'era contemporaneità, il Napoli lo scudetto lo vinceva. Chissà, non lo possiamo mai però sapere. Però esattamente, però il discorso che tu adesso stai facendo lo facevi. Perché poi a San Siro è stato. Vabbè. È un anno che lo facciamo. Scusami. No, scusami. Il discorso che facevi tu, la Juve ha comprato Cristiano. Comunque la Juve sta facendo lo stesso campionato dell'anno scorso, no? È il Napoli. Però voglio dire, il Napoli comunque ha perso un po' qualche punto per strada rispetto all'anno scorso, ma ci sta, perché giustamente il nostro campionato è quasi diventato come un campionato alla francese. Esattamente. Questo è il Paris Saint-Germain che la Juve che va e le altre che però ci sta, perché con il primo anno di Ancelotti, quindi ma sì, io penso che Ancelotti abbia ereditato la squadra. E da allenatore, qual è il livello che conosciamo tutti, sta valutando il materiale umano, sportivo, calcistico che lui ha, a fine anno dirà a me in questa squadra devono rimanere questi calciatori sono meno utili, per continuare il mio progetto mi occorrono questi e quelli. Quindi questo è un anno di transizione, io ritengo, che abbia fatto Ancelotti, che non solo ha rivalutato quei giocatori che, diciamo, nel limite di Sarri erano posti un po' all'angolo, e quindi ha valutato tutto il materiale calcistico che lui ha, tutta la rosa, ha provato tutto, quelli che non vedeva proprio, tipo Rog, li ha dati già via a gennaio, e alla fine, come lui ha detto, non ci saranno i rimandati, ci saranno i promossi, ci saranno i bocciati. Quindi, io penso che quest'anno vedremo poi, cioè l'anno prossimo vedremo proprio il vero Napoli di Ancelotti. No, ma questo è vero, sono d'accordo, perché è così. No, ma mi ricollego sempre al discorso di prima, sì. E poi c'è il punto interrogativo, no? Quando Ancelotti dice a me serve questo perché questo non mi serve, e vedremo se c'è un altro Fabian Ruiz che possa colmare con chi poi vende, no? E poi c'è il punto interrogativo. Perché ecco qua, tornando al discorso di prima, se poi lui mi dice, ecco qua, comprami un altro Fabian Ruiz che costa 30, o un altro ancora che arriviamo sui 100-150, il presidente comincia a dire, penso, non lo so, sarà tutto ipotetico, no? È un realista, quindi sa fino a dove può spingere. Ancelotti è imprenditorialista, quindi io penso che sappia fino a dove spingersi con De Laurentiis, quindi ritengo che lui, io penso che stesso lui, poi l'altro calciatore di cui si è parlato del Villarreal, che di cui Fornals, ma credo che pure un centrocampista, lo stesso Lozano del PSV Eindhoven, il messicano del PSV Eindhoven, molto forte. Cioè, non puntiamo certamente a Neymar però poi dei calciatori di queste squadre che voglio dire si possono pescare, penso che Ancelotti abbia sia l'appeal alla Benitez che quella forza per poter attirare questa tipologia di calciatori. Probabilmente quest'anno la differenza la farà proprio Ancelotti. Mentre prima era solo De Laurentiis a fare le squadre,
Quest'anno ci sarà la simbiosi tra loro due per poter individuare i calciatori. Sono d'accordo, ma tra l'altro a prescindere da, c'è anche convergenza a livello di comunicazione. Questo, come diceva giustamente il nostro amico, è una novità. Perché poi dal punto di vista mediatico c'è sempre stata una frizione che in qualche modo si andava a scorgere tra De Laurentiis e il proprio allenatore quando si trattava di mercato, di determinate fasi della stagione. Benitez, Sarri. C'è stato sempre comunque da parte dell'allenatore, anche in maniera implicita, l'ammissione del fatto che comunque il mercato non se ne poteva occupare l'allenatore, se ne occupava la società, e non per forza quello che voleva fare la società corrispondeva alle volontà dell'allenatore. Oggi noi abbiamo una novità, e cioè che Ancelotti invece ci dice costantemente che c'è convergenza, cioè che Ancelotti, mister, quindi tecnico, e società De Laurentiis si muovono su uno stesso binario, in maniera parallela, e questo significa confidare a che qualcosa avvenga e che comunque mediaticamente venga poi rappresentato in un certo modo. Noi abbiamo sempre avuto delle lacune a livello comunicazionale, quest'anno con Ancelotti le stiamo forse colmando, perché comunque Ancelotti, quando è venuto a Napoli, pur sapendo di avere una squadra che è paragonata a quella della Juve, dove oltre a Cristiano Ronaldo e Cancelo aveva acquistato Emre Can, cioè insomma era diventato decisamente molto più forte di quella dell'anno precedente, ha preso già Ramsey, cioè parliamo di una società di un livello diverso. Ancelotti è venuto a Napoli ed è stato capace di dire: la nostra squadra è forte, perché io vi dimostrerò che tutti giocheranno e vi dimostrerò che tutti potranno stare in una squadra come il Napoli. Questa frase, questo genere di concetto, era un concetto che non avevamo mai conosciuto, non avevamo mai incontrato. Infatti sono tipologie di allenatori diversi. E io credo che anche questo genere di comunicazione noi adesso la viveremo diversamente con il nuovo mercato. Io sono convinto che nel nuovo mercato vedremo e vivremo qualcosa che non abbiamo ancora vissuto. Quindi confido da questo punto di vista. Poi è chiaro che noi dobbiamo guardare pur sempre alla storia. Noi abbiamo vinto due scudetti, sappiamo perché li abbiamo vinti. Per il resto non siamo l'Inter, non siamo il Milan, non siamo una squadra abituata a quel genere di palcoscenico, quindi noi ci dobbiamo rimanere, perché soltanto rimanendo lì poi si potrà dare la zampata attraverso determinati acquisti che dobbiamo sperare che continuino ad essere così fortunati come lo sono stati fino adesso. Assolutamente, ancora Mario, noi siamo in chiusura, un flash su Empoli-Napoli, visto che ormai siamo prossimi. Dai, come ti dicevo prima, il fatto che ci siano troppe gare ravvicinate a mio modesto parere deve far sì che il Napoli dosi bene le energie, magari ecco già il fatto che vengano esclusi Mertens e Isai che sono indisponibili e lo stesso Insigne è tenuto a riposo farà sì che si vada in terra toscana a giocare una gara in maniera tranquilla e rilassata, perché le partite più importanti saranno quelle che verranno, è lì che poi vedremo il Napoli totalmente diverso e soprattutto il Napoli deciso. Luigi, l'occasione anche di vedere qualche giocatore ancora una volta che ha giocato un po' in meno? Certamente sì, perché il materiale è quello, con questi due infortunati di nuovo, è un'altra partita di preparazione, poi vada come vada. Vada come vada, esattamente, noi siamo fiduciosi. Prima di salutare voi telespettatori che ci avete seguito, Rosario, Club Napoli di Santa Maria Capua Vetere, praticamente neonato da pochissimo, vediamo la sciarpa qui sulle nostre teste, ma ha avuto subito un boom di iscritti. Come stanno andando le cose? Le cose diciamo stanno andando benissimo, al di là di ogni più rosea aspettativa. La città ha risposto in massa, diciamo, a questa nostra idea, diciamo, ci hanno sostenuto in parecchi già nella fase, diciamo, organizzativa, prima dell'inaugurazione, prima di questa idea che poi si è effettivamente, diciamo, realizzata. E grazie al supporto della cittadinanza sammaritana e non, perché anche nei paesi limitrofi, Santa Maria, abbiamo avuto una grossa risposta come iscritti. Ecco, stamattina, ieri sera, abbiamo superato la soglia dei 385 iscritti. Come club nato da un mese, penso che effettivamente sia un buon risultato. L'unica cosa che volevo aggiungere con riferimento al Napoli, e che spero
perché sono un fan, voglio dire, quindi spero che lui recuperi la condizione che aveva prima dell'infortunio, del doppio infortunio, sto parlando di Gulam, perché noi abbiamo perso Gulam nel momento in cui lui stava dando il meglio, era nel momento migliore, basta ricordare le partite in Champions con il Manchester City e quant'altro, veramente era nel momento migliore. Oggi non sappiamo Gulam se si riprenderà e in quanto tempo si riprenderà. Ci ritroviamo con Mario Rui, che con tutto il rispetto è un combattente, un soggetto che non molla mai fino alla fine, però fa in ogni partita sempre quel piccolo errore che può costare caro, ed è lui che fece quel piccolo errore che ci è costato l'uscita dalla Champions contro il Liverpool. Quindi è la stessa cosa, l'ha fatta in concorso con Meret, se proprio lo vogliamo dire, però sul fallo di mano, perché la mancanza di fisicità, Gulam riusciva ad avere sia fisicità sia corsa su tutta la fascia. Quindi ecco, prima volevo sottolineare questo, perché altrimenti abbiamo un problema a sinistra, io ritengo, per l'anno prossimo, se Gulam non dovesse ritornare ai fasti di prima dell'infortunio. Talmente tifoso il nostro presidente che parla di Gulam mentre sta parlando del nostro del club. è più forte di lui, si riesce a contenere, vero, ce l'aveva proprio qua sto fatto di Gulam, ci pensava da prima che venissimo qua, prima che e quindi lo doveva dire per forza. Comunque il club Napoli di Santa Maria Capua Vetere Azzurra si innesta su di un territorio che evidentemente voleva che qualcosa del genere accadesse, perché lo spirito con cui tutti partecipano alle nostre attività, che comunque sono agli albori, noi siamo appena nati, quindi non abbiamo fatto ancora nulla, però c'è tanta emozione, c'è tanta partecipazione, noi siamo contenti, salutiamo tutti i nostri iscritti e salutiamo ovviamente il nostro consiglio direttivo, che è formato da persone eccezionali che stanno facendo veramente tantissimo per il nostro club, e continueremo a farlo nella speranza di poter fare qualcosa di buono, di bello, e che segni comunque un fatto importante, che è l'aggregazione. È vero, è bellissimo vedere questa passione. Solo per concludere... Su Gulam? No, sul nostro club, come Luca, volevo veramente ringraziare tutto il consiglio direttivo. Ragazzi fantastici, e come dissi all'inaugurazione del nostro club, più che altro ragazze fantastiche, perché il nostro club, che ha delle quote rosa nel consiglio direttivo, sono quattro ragazze, donne veramente meravigliose, con tanta voglia di fare, e sicuramente fanno molto più di noi maschietti. E ci fa piacere, anche perché ne approfittiamo per ricordarlo, donne e calcio è un binomio che si può fare, anzi oggi Fulvio Collovati è stato proprio... Anche noi come Club Cercola siamo andati avanti. Te lo stavo per chiedere. Col rosa, perché ne abbiamo due nel direttivo da 7 anni, 8 anni, e sono le due che veramente hanno dato tanto. Salutiamo. Perché, saluti a Monia e Maria. E poi voglio salutare Maria dell'Eurobet. Esatto, Maria, lei sa perché. Maria, ricordati la bolletta. Esatto. Luigi, stavo dicendo, oggi Fulvio Collovati è stato punito perché ha incontrato mio padre all'aeroporto, quindi è stata una punizione proprio. Collovati, ti posso dire? Secondo me Fulvio Collovati ce l'aveva con Vanna, ma con la moglie di Cardi, secondo me. Ma perché la moglie di Fulvio Collovati ce l'ha con la moglie di Cardi? No, vabbè, ma perché... Quella è napoletana. Perché la moglie di Cardi veramente... Si riferiva a lei, perché la moglie... La moglie di Cardi veramente proprio inesistente, dal punto di vista proprio a parlare di calcio, voglio dire, veramente lui ha ragione su questo. No, su quello è vero, è stato un po', un'uscita ecco, particolare. Il presidente è avvocato, ecco, no, vabbè, cosa, esatto, ma voglio dire, era prevedibile. Ma quello deve dire così, sennò le sue fan, sempre parlare bene di Vandamare. Un po' che non le saluta le fan, vi si stanno un po' arrabbiando. Rallentando. Esatto. Noi siamo in chiusura, è volata quest'ora in vostra compagnia. Ringrazio Mario Passaretti, grazie mille, ti riaspettiamo presto. Grazie a voi, grazie, a presto.
il Club Napoli di Cercola. Ciao Alessia, ciao a tutti, buona serata e grazie ancora dell'invito. E il super Luigi Montella, ormai ti sei presentato da solo, mentre il microfono ormai l'aveva preso, già sappiamo chi, infatti. E ringrazio anche tantissimo il Club Napoli di Santa Maria Capovetere Azzurra. Grazie a te, Ale. E Luca Vigiano. Grazie, grazie Alessia, grazie a te dell'invito, ci ha fatto molto piacere. Eventualmente ci sarà altra occasione, saremo lieti di venire in trasmissione. Assolutamente sì, organizzerò una puntata con i Club Napoli del mio cuore, quindi inviteremo anche gli amici di Sessa Orunca, che approfitto e li salutiamo. Quindi questo è un progetto a breve termine, lo faremo quanto prima. Ringraziamento maggiore ovviamente va a voi amici telespettatori che ci avete seguito, vi ricordo anche la diretta su Facebook, sui nostri social, in streaming su www.teleprima.it e le repliche domani. Grazie e una buona serata, alla prossima.